avete citato alcuni dati parlando degli enti locali. Giustamente hai evidenziato come il debito pubblico sia sceso, la spesa pubblica sia scesa negli enti locali, nei livelli amministrativi più vicini alla gente, ma continua ad aumentare a livello statale. Manca però, a mio avviso, un dato ulteriore che a mio avviso ci fa capire come sono sbagliate le politiche di questo governo in campo economico e che soprattutto ci può dare il metro di come gli enti locali in questo momento non hanno neanche la possibilità di spendere e di fare da motore dell'economia locale, che è il dato sul calo degli appalti pubblici. Un dato che qui manca è che da quando è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti noi abbiamo avuto una riduzione del 90% degli appalti pubblici. E questo si vive soprattutto ai livelli amministrativi più vicini alla gente, negli enti locali. Tu fai il sindaco e ti scontrerai quotidianamente, come mi ci scontro io nella mia amministrazione, con la difficoltà che si ha, data la complessità della norma, a cui poi si aggiunge tutta l'abilità che abbiamo noi in Italia di complicarci la vita ulteriormente, perché il codice degli appalti non va inteso solo come codice degli appalti, ma poi bisogna aggiungerci le delibere dell'ANAC, bisogna aggiungerci i pareri del Consiglio di Stato, bisogna aggiungerci le circolari ministeriali. A me un po' da amministratore, un po' per lavoro, capita di scontrarmici tutti i giorni e alla fine arrivo quasi a giustificare gli uffici del mio comune che piuttosto di non sbagliare non fanno niente. Perché questa è la situazione in cui viviamo oggi. Noi abbiamo quello che era una volta il motore principale degli investimenti, quantomeno a livello territoriale, penso al campo dell'edilizia, qualche opera pubblica, penso, non lo so, alla gestione del centro sportivo, penso qualche intervento in campo economico che oggi di fatto, anche se avesse le risorse, non è il caso di Alessandria, quindi per quanto ci riguarda non c'è nemmeno questo problema, ma anche qualora avesse le risorse da spendere, non le spende un po' per il patto di stabilità, un po' per quelli che sono i tagli dei trasferimenti, un po' perché siamo andati a complicarci ulteriormente la vita, cioè questo governo si è complicato ulteriormente la vita mettendo in campo un codice degli appalti che ha bloccato gli investimenti nel nostro paese. Perché non esiste, ne parlavo con dei tecnici, oggi non esiste in Italia alcun comune se non le grandi città, Milano, Torino, Genova forse no ad esempio, che ha le strutture tecniche ad esempio per predisporre dei progetti che siano appaltabili con le nuove regole. Cioè del fatto che anche tutti i dati sui nuovi posti di lavoro siano dati drogati, siano dati falsati, che sono due vicende che hanno riguardato il mio territorio molto recenti, che sono figlie di politiche e chiare scelte politiche di questo governo. Una è la vicenda legata al Jobs Act e l'altra è la vicenda legata a una declinazione del codice degli appalti. Allora, faccio un esempio di come i posti di lavoro siano drogati, siano falsati i dati. Ilva. L'Ilva sta licenziando gli operai assunti con i vecchi contratti e gli propone di essere riassunti con il Jobs Act. Quindi tutte queste persone, gli si chiede di venire licenziati, gli si chiede, vengono licenziati per non avere le garanzie che erano previste dai vecchi contratti, ma risulteranno in quelle statistiche come nuovi posti di lavoro perché saranno assunti col contratto del decrescente, d'accordo? Che garantisce però una riduzione delle garanzie e una maggiore possibilità di licenziamento in tempo futuro. E questo è un caso che ha riguardato di nuovo Novi Ligure, il mio territorio. L'altra questione, notizia di ieri, noi abbiamo 1000 dipendenti del gruppo Gavio che rischiano di essere messi in mezzo alla strada perché il famoso codice degli appalti, a differenza di quello che prevede la normativa europea, che prevede per i concessionari delle autostrade che il 60% dei lavori di manutenzione vada appaltato all'esterno, in Italia abbiamo voluto fare meglio, cioè in Italia è previsto che l'80% dei lavori debba essere appaltato all'esterno. Questo significa che per le società concessionarie delle autostrade dovranno licenziare tutti quegli operai, tutte quelle persone che si occupavano della manutenzione. Quindi questo però non è in questo caso un ce lo chiede l'Europa, è un l'ha scelto il governo. E questo che cosa vorrà dire? Vorrà dire che su una provincia come la mia, che è già la peggiore dal punto di vista economico, per i dati economici del Piemonte, ci apprestiamo ad avere un'emergenza sociale di 1000 famiglie senza più un reddito, perché queste persone o andranno a fare gli operai in Brasile, ma la vedo molto difficile, oppure resteranno senza lavoro. Ho sentito le polemiche sui telegiornali, sui giornali del fatto che il referendum è un istituto inutile, che ha portato un'enorme spesa, che si poteva evitare, che la Costituzione prevede che in realtà i governatori possano contrattare direttamente con Roma le maggiori competenze, è verissimo. La Costituzione italiana, dopo la riforma del titolo V, prevede che le regioni possano chiedere maggiori forme di autonomia e le conseguenti risorse, d'accordo? Qual è il problema però? Che dal 2001 a oggi ci hanno provato in tanti,
In Piemonte ci ha provato Enzo Ghigo nel 2004, in Lombardia ci ha provato Formigoni, il Veneto ci ha provato diverse volte, ma mai nessuno è riuscito ad arrivare all'obiettivo. E perché? Perché senza la spinta della legittimazione popolare, senza che la cosa faccia notizia, nessun governo ha mai accettato di sedersi al tavolo e iniziare a trattare. Allora il referendum serve per dare il peso politico alla richiesta di autonomia dei territori. Ora la partita sarà molto importante su Lombardia e Veneto, in particolare su un aspetto, perché sappiamo già cosa cercherà di fare il governo. Il governo sulla partita del residuo fiscale cercherà di attuare semplicemente una politica di cambio dei trasferimenti. Cioè, cosa cercherà di dire il governo? Voi volete queste 23 competenze, l'istruzione per esempio? Bene, l'istruzione cuba per Lombardia e Veneto tot milioni di euro. Cosa facciamo noi Stato? Noi Stato, invece che investire quei tot milioni di euro sull'istruzione, li trasferiamo alla Regione Lombardia e alla Regione Veneto. Ma questo non è quello che vogliamo noi. Per questo significa semplicemente spostare da spesa corrente a spesa corrente, perché parliamo degli stipendi degli insegnanti. Noi vogliamo un'altra cosa, e bene ha fatto Zaia nella legge che ha approvato in Consiglio regionale a specificare il criterio che vogliamo noi. Noi vogliamo un criterio che non si basi sull'attuale spesa corrente dello Stato con un mero trasferimento, spostamento di trasferimenti da Roma alle regioni, perché così non cambierebbe niente, assolutamente nulla. Noi vogliamo incidere sul gettito fiscale che è generato sul territorio, che è tutt'altra cosa. Quindi Zaia che cosa ha chiesto? Ha chiesto di trattenere sul territorio Veneto i 9 decimi delle tasse pagate dai veneti in Veneto. Lì sì che avremmo la differenza, perché diversamente non rientreremmo di quei 100 miliardi di gap fiscale, di residuo fiscale che le regioni del nord versano a Roma, ma avremmo semplicemente un mero trasferimento di risorse uguale a quello che è oggi, solo che invece che essere nel bilancio dello Stato passerebbero nel bilancio della regione.